Diciamo che c'è stato un impegno da parte del prefetto ad investire tutti gli attori protagonisti di questa vicenda, quindi il governo, che attraverso la deputazione parlamentare ha assunto gli impegni di fare l'emendamento, e poi la regione, perché noi abbiamo chiesto intanto un tavolo interistituzionale con la regione, con il governo, con l'ANCI, per discutere del futuro di questi lavoratori. E abbiamo chiesto già da oggi di sapere se la deputazione parlamentare che ha ritirato l'emendamento è nelle condizioni di rappresentarlo. Sono state fatte promesse a questi lavoratori da anni, la maggioranza di governo e la giunta regionale ha promesso a questi lavoratori la contrattualizzazione, non capiamo perché questa marcia indietro. Quindi sono state fatte delle promesse da anni, noi siamo qui per chiedere che quelle promesse vengano mantenute con un percorso chiaro di contrattualizzazione e di un percorso futuro che possa arrivare alla stabilizzazione di questi lavoratori. Stiamo facendo solo quello che la deputazione parlamentare ha promesso. Loro hanno detto che avrebbero risolto il problema di questi lavoratori precari che da 12 anni sono diventati necessari negli enti locali e non solo, quindi siamo qui per rivendicare una richiesta legittima dei lavoratori, che è quello di fare in modo che mantengano le promesse politiche che la giunta regionale e il governo e la deputazione parlamentare di maggioranza aveva promesso a questi lavoratori. Ora siamo al dunque. Un conto è fare le promesse, un conto è poi mantenerle. Noi siamo qui perché vogliamo che si mantengano le promesse che sono state fatte ai lavoratori. Il prefetto si è dimostrato molto disponibile, ha detto che da oggi avrebbe investito ovviamente il governo e quindi la giunta regionale per avere sia il tavolo che noi abbiamo chiesto tecnico, sia per la riproposizione dell'emendamento. La mobilitazione non finisce oggi, è una mobilitazione che parte oggi. Noi, se non avremo risposte nell'immediato, è chiaro che alzeremo il livello della mobilitazione a tutti i livelli, regionali e nazionali. Bisogna fare in fretta, perché quando si assumono delle responsabilità bisogna poi mantenere e essere coerenti con gli impegni presi. C'è poco tempo e noi siamo nelle condizioni anche di aumentare il livello di mobilitazione. Noi abbiamo evidenziato che questa è una situazione che è stata creata volutamente, perché quando questi lavoratori sono stati assegnati agli enti, tutti sapevano che andavano a sostituire gente che non c'era più perché i comuni stanno per chiudere, comuni e gli enti e tutti gli altri enti. Ovviamente sapevamo ed eravamo consapevoli che questa mattina cominciavamo così, questa vertenza è importante, abbiamo deciso di cominciare dalla prefettura di Catanzaro, abbiamo fatto assumere al prefetto l'impegno solito che a breve sarà costituito per suo impegno un tavolo con tutti gli attori, le organizzazioni sindacali, il governo, la deputazione parlamentare, la regione, perché la soluzione, noi siamo alla ricerca di una soluzione pasticciata. Siamo alla ricerca di una soluzione che sia definitiva e che porti a soluzione questa annosa vertenza, perché lo stesso prefetto ha riferito oggi è una vergogna che si procrastina da 11 anni, ragione per cui la mobilitazione continua, la piazza non si scioglie, questo è l'impegno di oggi. Il prefetto sta lavorando, pur avendo altri impegni istituzionali, affinché possa essere a brevissimo costituito questo tavolo che sia risolutivo e avere la certezza della deputazione parlamentare di maggioranza e di opposizione che venga ripresentato l'emendamento che finalmente cominci ad aprire la strada ad una contrattualizzazione di tutti questi lavoratori che patiscono le pene di un lavoro nero, di un lavoro sommerso, di un lavoro sfruttato e di un lavoro mal pagato, senza diritti e senza nessuna tutela. Allora, la giornata di oggi segna l'avvio di un percorso concreto e serio, perché fino adesso si erano fatte troppe promesse e troppe parole che non avevano però concretezza. Noi diciamo che da oggi si muoveranno le direzioni, la direzione che deve essere seguita è duplice. La prima base è quella della ripresentazione dell'emendamento, che raccoglie tutte le esigenze che noi abbiamo espresso come organizzazioni sindacali, sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista finanziario, perché per riuscire ad inquadrare e risolvere il problema di 4.000 persone bisogna fare le cose fatte bene, sia dal punto di vista normativo con le deroghe che devono essere concesse ai comuni per fare le contrattualizzazioni, ma anche il sostegno finanziario, perché altrimenti i nostri comuni non ce la fanno, e così anche le province, le ASP e tutti gli enti che sono coinvolti. Ci sono 4.000 persone, 4.000 famiglie che aspettano da 12 anni di avere delle prospettive concrete e non di essere ogni anno prorogate con delle prospettive che sono a tempo, e non è possibile continuare così. Allora,
questo punto interrogativo, perché noi usciamo con un punto interrogativo, con un impegno preso dal prefetto, ci dice chiaramente che non possiamo liberare la piazza, non la libereremo, rimarremo qua a manifestare sempre, per tutti i giorni che rimarranno, perché sono 9 mesi quello che rimarranno fino a novembre 2024, ma noi vogliamo la stabilizzazione, contrattualizzazione, stabilizzazione immediata di questi lavoratori sfruttati negli enti, e a maggior ragione oggi se ne è uscita l'ANCI con una dichiarazione che è dalla parte dei lavoratori. L'ANCI deve prendere l'impegno nei propri comuni di andare a vedere gli sfruttamenti che hanno, perché ci sono tirocinanti che sono stati esclusi ingiustamente solo per divergenze politiche, o tirocinanti a cui i sindaci si sono prodigati a falsificare le carte e far sì che non partecipassero alla proroga. Questo qua è da tenere in considerazione, denunceremo alla prefettura tutto quanto questo. Il discorso è chiaro, i fondi ci sono se li vogliamo andare a mirare, a prenderli, cioè i fondi dell'accoglienza migratoria dagli altri paesi, come ci sono le questioni rurali. I sindaci devono decidere, far partecipare i segretari loro comunali ad andare a individuare questi fondi, perché la pubblica amministrazione, la funzione pubblica un anno fa ci ha detto che ci sono un sacco di soldi che non vengono mai sfruttati, mai chiesti dalla regione Calabria, dai comuni calabresi. Rimarremo in piazza e manifesteremo fin quando ogni singolo lavoratore non sarà assunto.